Allora, facciamo chiarezza sulla differenza delle pentole multistrato, 3 strati e 5 strati. In gamma abbiamo la pentola 3 strati chiamata 3-ply e la pentola 5 strati chiamata 5-ply. 3-ply, lo dice il nome stesso, fatto a 3 strati, composta da acciaio internamente, strato di alluminio nel centro, rame esternamente. In questo caso il fondo della pentola è adatto per l'induzione, si vede anche nel brand e nel logo che abbiamo inciso sotto. Per quello che riguarda il 5-ply sono 5 strati, abbiamo l'acciaio interno, 3 strati di alluminio e l'acciaio esterno. Parte interna 304 è caratterizzato da una bassissima percentuale di carbonio, dal cromo tra il 18 e il 20% e del nickel tra l'8 e l'11%, da qui viene fuori l'inox 1810. Strato interno, tra le due capsule di acciaio sono 3 strati di lega di alluminio. Strato esterno in AESI 430 adatto all'induzione, quindi pentola che si mette sull'induzione o sul fuoco e può essere usata in entrambi i modelli. Il rame esterno è il miglior conduttore, toglie questi famigerati picchi di calore, punti di calore, distribuendo omogeneamente il calore su tutto l'esterno della pentola. Alluminio interno e acciaio esterno. L'alluminio sappiamo benissimo che distribuisce molto più velocemente il calore, lo trattiene molto di più e, accoppiato con l'acciaio, garantisce un'ottima performance di lavorazione durante l'uso della pentola. Diversamente dalle altre pentole, le pentole multistrato hanno un plus, che è la distribuzione omogenea del calore lungo tutta la superficie della pentola, dal fondo fino al bordo. Su queste pentole però il calore viene distribuito più velocemente, più omogeneamente e resiste più a lungo grazie all'alluminio che c'è internamente tra l'acciaio e l'acciaio. Differenza tra una pentola rivettata e una pentola puntata. La pentola rivettata, il rivetto è un accoppiamento meccanico che viene fatto quando viene attaccato il manico alla pentola e esteticamente si vede l'interno, all'interno della pentola si vede una parte del rivetto, all'esterno della pentola si vede l'altra parte del rivetto. I rivetti poi possono avere finiture più lucide, meno lucide, più rotonde, meno rotonde, questo dipende da quello che si vuole ottenere. Parlando della serie 1000 Paderni invece, il manico non è rivettato ma è puntato. Si vede perché in questo caso nel manico si vedono 3 punti di puntatura, è sempre un accoppiamento che viene fatto a macchina, e i 3 punti dove il manico viene puntato sono visibili anche all'interno della pentola. Quindi un manico fatto come la 1000 con i punti fuori e dentro non c'è niente di fisico che esce, è un manico puntato. Il manico rivettato è molto semplice da vedere e da riconoscere perché c'è un corpo che unisce il corpo pentola al corpo manico, che è il rivetto. Il rivettato viene usato prevalentemente quando il fazzoletto del manico è spesso. In questo caso il fazzoletto che abbiamo disegnato per il manico della 5-ply Paderno è abbastanza spesso, perché qui, se non ricordo male, dovrebbe essere un 3,5 mm/4. Quindi l'accoppiamento manico-corpo pentola viene chiodato barra rivettato. Manici invece più leggeri come questo della serie 1000, che è un tubolare schiacciato e piegato col corpo pentola e più sottili, qui possono essere puntati, che è un'operazione più veloce ma dalla tenuta comunque estrema, come la rivettatura. Anche la puntatura ha una tenuta ottimale, si può usare a fare quello che si vuole, quello che si deve, in qualsiasi situazione. Qui davanti, che sono la 5-ply Paderno 5 strati e la serie 1000, sono due pentole entrambe ad uso professionale. Le differenze sostanziali quali sono? La pentola serie 1000 è una pentola molto più tecnica, molto più pensata e originaria al Paderno per il background, per l'uso professionale in cucina,
Quando abbiamo pensato alla 5ply, ultima uscita a Paderno, abbiamo cercato di creare un corpo un po' più morbido, questi 5 strati, un tipo di finitura esterna lucida che riflette l'ambiente, dà un'estetica diversa rispetto a un corpo satinato che è molto più professionale, e abbiamo cercato di dare un po' di movimento al manico, un po' di linea, un po' di design per quello che può essere concesso nel fare il manico di una pentola e un po' di sostanze in più come peso e maneggevolezza. Prima cosa pensata quando è stata progettata la linea 5ply e la linea 3ply, quindi la linea 5 strati e 3 strati, cercare di renderla un po' più adatta per quello che è il mondo dello show cooking, il mondo della cucina vista, il mondo odierno in cui il food and beverage va molto e la gente vuole vedere cosa viene fatto.